Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi siamo in un video un po' particolare perché andremo a fare una combo tra Audacity e Shotcut. Ovvero con Shotcut ho appena finito di editare questo video che è il secondo episodio del corso dedicato a OBS. Se ve lo siete persi vi lascio qui in alto la scheda della playlist. Con Audacity andremo a importare questa clip che io ho già esportato e lavoreremo la traccia audio. Dopodiché torneremo su Shotcut, importeremo la traccia audio e la sostituiremo a quella che vedete qui. Ovviamente io su Shotcut aprirò direttamente il file che ho esportato prima di registrare questa clip. Allora, andiamo su Audacity, questo lo possiamo chiudere e apriamo il file che ho esportato, eccolo qua, corso obs.mp4, quindi non sto andando a importare un mp3 o un WAV. Questo lo posso fare grazie alla libreria che ho installato, è la FFmpeg. Se non sapete come installarla vi lascio qui in alto a destra il tutorial dedicato a come installare questa libreria. Ecco qua la traccia audio che compone appunto il mio tutorial. Queste due strisce, una e una, due, sono sostanzialmente la intro e l'outro del mio video. Noi andremo a lavorare su solo questa traccia, quindi andremo a selezionare materialmente solo la mia voce, quindi la parte del tutorial, perché la intro e l'outro vanno bene sia come audio che come pulizia del suono. Quindi ci concentriamo su questa traccia. Allora, momentaneamente andiamo a zoomare su questa porzione, ok, dove vediamo appunto lo stacco tra l'intro e l'inizio del mio video. Con questo strumento, che è quello di selezione, possiamo attivare con F1, andiamo a selezionare questa porzione dove in teoria c'è il silenzio, come vedete. In effetti è abbastanza pulita. Una volta selezionata questa piccola porzione, che nel vostro caso può presentare magari del rumore di fondo, andiamo su riduzione rumore e facciamo elabora profilo rumore. Audacity andrà a campionare questa porzione. Ora facciamo, anziché seleziona tutto, nel vostro caso potete anche farlo, io vado a zoomare su tutta la traccia in questo modo e vado a selezionarmi solo la porzione dove c'è il mio parlato, così non andiamo a intaccare, ripeto, la intro e l'outro del video. Torniamo su effetti, andiamo su riduzione del rumore, i parametri lasciateli benissimo così, oppure potete giocare su questi tre valori, e andiamo su ok. Lui andrà a elaborare tutta la parte che ho selezionato, ci sarà qualche secondo, avremo appunto la traccia pulita, ok, ecco qua. Ora, una volta che ho ancora la selezione attiva, andiamo a lavorare sugli alti e i bassi, quindi andiamo su effetti e andiamo su bassi e alti, ok. Ora io disabilito qualsiasi effetto, stacchiamo un secondo la musica e facciamo avvia riproduzione, così sentite la voce senza alcun filtro. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Ok, ora andiamo a abilitare qui la funzionalità e mettiamo per esempio come alti anziché 15 ci spostiamo su 10 e i bassi li lasciamo su 15, quindi cerchiamo una voce un pochettino più corposa. Ovviamente ragazzi, regolate questi due valori in base al vostro tono di voce, perché specialmente un uomo va bene 15 su 10, però sui bassi per esempio per una donna non esagerate troppo, perché sennò vi verrà fuori il vocione così e sta brutto, ecco. Allora andiamo a fare applica, in modo tale che Audacity applicherà le modifiche, ok, già visivamente si vede la differenza, e facciamo avvia riproduzione. Oggi secondo episodio dedicato al corso su OBS Studio. Vi ricordo prima di iniziare di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per non perdervi alcun video, sempre qui sotto in descrizione. Come sentite va un po' in distorsione, quindi abbasserei i bassi, un piccolo gioco di parole, mettiamo 10-10, facciamo applica e vediamo il risultato. Ovviamente però devo fare CTRL-Z per annullare questa procedura, 1 e 2, ok. Andiamo di nuovo su effetti, perché sennò va a applicare due volte, anzi magari tre, lo stesso effetto. Quindi mettiamo 10-10, avvia riproduzione.
Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi secondo episodio dedicato al corso. Ok, sentiamolo senza effetto su OBS Studio. Vi ricordo prima di iniziare di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per non perdervi alcun video. Sempre qui sotto in descrizione, oltre al link e alla playlist dedicata al corso di OBS. Ecco, io ho fatto due volte abilita e disabilita per farvi sentire la differenza. Io andrei a impostare i bassi sui 13 e abbasserei un pochettino gli alti, mettiamo 12. Sentiamo Trovate la differenza. Il link per gli abbonati al canale, quindi vi invito a visionare il video dedicato appunto agli abbonamenti e ai relativi vantaggi qui su... Ok, così è soddisfacente perché non andiamo... a ottenere un picco, ma otteniamo dei bassi un pochettino più corposetti. Facciamo applica. Ok, una volta che il risultato ci soddisfa, facciamo chiudi. Come vedete, ragazzi, va calibrato per bene. Io riattivo la musica di sottofondo. Andiamo su file, facciamo esporta e scegliamo esporta come MP3. Ok, io in questo caso lo posiziono nel desktop, gli vado a dare lo stesso nome del video e mettiamo dopo il titolo audio migliorato. Ok, così abbiamo il riferimento. State attenti alla qualità, deve essere impostata sulla stessa che è stata usata per registrare la clip audio, in questo caso 192, e facciamo salva. Ok. Qui andrà a esportare appunto il nostro file audio e ora vi faccio vedere su Shotcut come andarlo a importare e sostituirlo all'audio originale del video. Ok, abbiamo esportato il nostro file audio, questo possiamo tranquillamente chiuderlo. Io ovviamente non ho modificato, ripeto, l'inizio e la fine. Andiamo ad aprire Shotcut, che io apro da qui. Ok, qui su apri file andiamo a recuperare la clip che avevo esportato, eccolo qua, non confondiamoci con quello, anzi teniamo premuto Ctrl e lo vado a selezionare anche, così con un colpo. Una semplice idea può essere la... Li prendiamo tutte e due, facciamo che impostiamo il nostro video, ok, in questo modo, perfetto. Aggiungiamo una traccia audio che vi ricordo basta che fate CTRL più U da tastiera, oppure dal menu ad hamburger fate traccia operazioni, aggiungi traccia audio. Ok, andiamo a trascinare la nostra clip audio, assicuriamoci che sia all'inizio, perfetto. Ovviamente non c'è bisogno di sincronizzare perché tutti i tagli li ho fatti in precedenza con Shotcut e quindi su Audacity ho semplicemente sistemato la riduzione del rumore e gestito bassi e alti. Ora vi faccio sentire la differenza, quindi andiamo a mettere muto questa traccia, stoppiamo un secondo la musica di sottofondo, allora ok, riproduciamo. Bentornati nel mio canale, oggi secondo episodio dedicato al corso su OBS Studio. Ok, ora sentiamo la differenza, io riporto indietro, metto muto la traccia originale e attivo quella modificata con Audacity. Tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, oggi secondo episodio dedicato al corso su OBS Studio. Vi ricordo prima di iniziare di iscrivervi. Diciamo che la differenza non è tantissima, però risulta un audio molto più corposo. Vi faccio sentire per esempio qui, mettiamo muto la traccia migliorata e questa è quella originale. Rispetto alle fonti, perché le fonti ragionano... Come sentite si sente molto più basso, ora vado ad attivare questo, porto indietro di qualche secondo... posta giù per gestire l'elenco delle scene. Qui il posizionamento delle scene va in... Ok, allora andiamo a selezionare la nostra traccia video, facciamo tasto destro, continua, scollega audio. Ok, questa la possiamo cancellare, quindi diamo cance da tastiera. Possiamo anche rimuovere questa traccia, quindi tasto destro, traccia operazioni, rimuovi la traccia, oppure Ctrl-Alt-U, perfetto. E ora abbiamo una traccia video e la traccia audio, quindi sono pronto a esportare la mia clip. Vi faccio vedere che non c'è alcun problema di sincronizzazione audio-video. Link per gli abbonati al canale, quindi vi invito a visionare. Possiamo anche saltare. Pini rossi.
tengo premuto il tasto sinistro e faccio così, e poi vado a ridimensionare il tutto così. Però come vedete, in questo caso la fonte non si adatta. Ok, è perfetta. Ovviamente la traccia finale non è stata intaccata, è al suo audio normale. Ora non mi resta che spostarmi su esporta YouTube, selezionare avanzato, vabbè, fare il solito giochino qui con la qualità audio, fare esporta file, scegliere ovviamente come esportarlo, quindi metto con audio migliorato, così lo distingo, faccio salva e vado a esportare il mio file. Ovviamente ragazzi, potete fare la stessa operazione su un qualsiasi file audio che avete registrato magari con Audacity o anche stesso con OBS Studio. La procedura è la stessa, andate a gestire la vostra traccia audio. Mi raccomando, non fate dei tagli all'interno della traccia audio, perché poi vi trovate in difficoltà al momento in cui fate questa operazione di andare a inserire la nuova traccia con l'audio migliorato all'interno di Shotcut, perché materialmente avreste problemi di sincronizzazione, perché i pezzi non coincideranno né ora né mai. Infatti tutti i tagli li ho fatti prima, ho esportato la clip e poi sono andato a lavorarla su Audacity, come avete visto. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel pollicione in su, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!